Buongiorno da TG1 Economia. Quasi 850.000 assunzioni da inizio anno, lo rileva l'INAIL. Di queste il 75% sono a tempo indeterminato. Le maggiori richieste nel settore alberghiero e della ristorazione. Arrivano al 15% le assunzioni di personale extracomunitario. Vediamo il servizio. Torna il posto fisso, quello considerato sicuro. Nei primi 7 mesi dell'anno sono state oltre 845.000 le nuove assunzioni, il 75% a tempo indeterminato. Lo rivela il mega contenitore dell'INAIL, l'Istituto sugli infortuni sul lavoro, che riceve dalle aziende in tempo reale le modifiche di organico degli assicurati. Una curiosità, da gennaio a luglio sono stati oltre 2.700.000 i dipendenti che hanno cambiato azienda, soprattutto uomini, e sono i lavoratori della Lombardia a cambiare più facilmente occupazione. Al settore alberghiero ristorazione, a sorpresa ad aver offerto le maggiori opportunità di lavori fissi, subito dopo quello delle attività immobiliari. Buone possibilità anche nelle costruzioni e nel commercio al dettaglio, mentre perdono addetti il settore elettrico e l'istruzione. E dopo un periodo di crisi tornano le assunzioni a tempo indeterminato anche nel settore agricolo. Per quanto riguarda le regioni, l'Emilia-Romagna è quella che ha assunto di più, superando Lombardia e Veneto. Assunzioni stabili anche in Toscana, Lazio, Campania e Puglia. Crescono poi le assunzioni degli extracomunitari. Da gennaio a luglio sono state 102.000 quelli con contratto fisso, quasi 14.000 a tempo determinato o stagionali.